Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi parliamo di un argomento molto scomodo, parliamo dell'ascolto, il saper ascoltare. Vi ricordo che questo video fa parte della rubrica delle 13 abitudini che dobbiamo smettere di adottare nella nostra vita per riprenderci una vita felice e soprattutto un po' più consapevole. Per cui se volete fare qualche riflessione con me sull'ascolto e sul saper ascoltare, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, abbiamo parlato di cattive abitudini e ce n'è una che impera sulle altre e che è alla base della nostra crescita. Questa abitudine cattiva, cattivissima, è il non saper ascoltare o il non voler ascoltare. L'ascolto è importantissimo perché solo tramite l'ascolto si riesce a creare un dibattito, un confronto, un arricchimento per tutti. E non intendo solo l'ascolto degli altri, ma intendo proprio l'ascolto in generale, l'ascolto anche di noi stessi. Perché spesso si sottovaluta quanto noi siamo già capaci di sapere cosa sia giusto per noi e cosa invece non sia giusto. Perché non lo sappiamo? Perché non ci ascoltiamo abbastanza, non siamo abituati ad ascoltare, siamo abituati a parlare sopra gli altri che parlano, siamo abituati a dire la nostra e a volerci sentire importanti perché diciamo la nostra, ma poche volte siamo abituati ad ascoltare davvero quello che un'altra persona ci sta dicendo o quello che noi stessi ci stiamo dicendo. Quindi io vi inviterei a fare una riflessione su quanto voi ascoltate e quanto invece avete bisogno di essere ascoltati. Quante volte prestate davvero orecchio alle cose che le persone dicono? A me capita di leggere tanti commenti sotto i miei video di persone che non hanno neanche aperto il video oppure che hanno visto pochissimi minuti del video e quindi commentano senza sapere. Allora, per alcune cose magari può anche essere possibile riuscire a dedurre un qualche cosa dalle prime frasi che ci si scambia, ma spesso ci sono delle cose non dette che se tu ascolti bene vengono comunque fuori. Se tu ascolti bene una persona, se la osservi quando ti sta dicendo qualche cosa, vengono comunque fuori. Se tu ascolti bene te stesso e ti osservi dal fuori e vedi come tu sei nel tuo ambiente, come ti comporti, quello che fai, quello che desideri, quello che cerchi, lì capisci tante cose. Ma se tu non ti curi mai di te stesso in questo senso, non ti guardi mai allo specchio, ma non guardarsi allo specchio nel senso di fare due riflessioni alla fine di ogni giornata, ma proprio di guardarsi allo specchio nel mentre, nel qui e ora. Io ora, mentre sto parlando, mi vedo da questa angolazione e vedo quello che sto facendo, vedo come sono appoggiata perché mi fa male la schiena, vedo il mio modo di muovere la faccia, il mio modo di esprimermi, vedo che quello che penso si tramuta in parole e spesso cerco di rallentare i pensieri in modo tale da poterle gestire io queste parole e da far sì che non vengano fuori in automatico. Ecco, accorgersi di queste piccolezze ci serve ed è una buonissima abitudine perché ci serve a comprendere noi stessi e a comprendere anche gli altri, a comprendere cosa sta succedendo nelle nostre relazioni, a comprendere se qualcosa non va bene perché e quindi a capire anche quale possa essere il modo migliore per risolvere quel problema con quella persona. Ascoltarsi e ascoltare equivale a oro colato, perché la maggior parte delle volte le informazioni ci arrivano tutte e ci arrivano complete, basterebbe solo prestare un po' di orecchio e un pochettino di osservazione in più. Fatemi sapere se vi è capitato di ritrovarvi in queste situazioni in cui magari non siete stati ascoltati o non ascoltate o avete iniziato a parlare sopra a vanvera senza nemmeno prestare ascolto a quello che una persona vi stava dicendo. A me è capitato parecchie volte, soprattutto quando mi arrabbiavo, oramai non mi succede, credo
botta da anni, e l'ultima volta che invece mi sono arrabbiata tantissimo, che mi è successo qualche mese fa, ho proprio notato questo cambiamento. Non ero più io che parlavo sopra l'altra persona, ma praticamente ho fatto urlare questa persona che mi urlava al telefono per un'ora senza aprire bocca, ma non senza aprire bocca perché non me ne fregava niente di quello che stava dicendo. Ovviamente questa persona era alterata perché era molto arrabbiata, non con me ma con se stesso ovviamente, però ascoltando quello che diceva. Infatti proprio lì ho potuto capire che quello che stava dicendo non lo stava dicendo a me, lo stava dicendo a se stesso, perché era arrabbiato con se stesso. E quindi la mia rabbia che in quel momento avevo si è pian piano disciolta e ho potuto gestire la situazione in maniera completamente diversa. Quindi fatemi sapere se è capitato anche a voi, qui sotto avete spazio nei commenti, mi raccomando siate sempre educati e rispettosi, perché possiamo avere veramente opinioni completamente diverse. Appunto, qua parliamo dell'ascolto, per cui è bene ascoltarci ed è bene che queste opinioni si possano trasformare in un confronto che arricchisce tutte e due. Io lo dico sempre, due persone che si scambiano un euro, ognuna delle due tornerà a casa con un euro. Due persone che si scambiano un'idea, ognuna dei due tornerà a casa con due idee. E a questo serve il confronto, anche quando è acceso, ma comunque educato e corretto nei confronti degli interlocutori, ma anche di chi legge, ovviamente. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi tanti like, in modo tale che possa venire meglio indicizzato da YouTube. Se volete potete anche condividerlo se vi ha lasciato qualcosa e se pensate che possa essere utile a qualcun altro. Io vi ricordo che il nostro appuntamento con questa rubrica è giovedì mattina alle 8, per cui vi aspetto giovedì prossimo, ma pubblico anche il martedì alle 1.45, il venerdì alle 1.45 e la domenica alle 10 del mattino. E ogni tanto pubblico anche qualche video in più, ultimamente soprattutto. E quindi, siccome so che è un casino ricordarsi tutto, se volete rimanere aggiornati vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche in modo tale da essere avvisati ogni volta che pubblicherò un video. A me non rimane che ringraziarvi, salutandovi con un meraviglioso bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.